sindaco, una giornata da ricordare per Napoli, anche per l'Italia. Beh, per Napoli tantissimo, anche per l'Italia in questo momento storico, poi in particolare un vertice di così alto livello dove Napoli forse mette il sigillo definitivo alla nuova armonia tra l'Italia e la Francia, ma sono soprattutto orgoglioso delle bellissime parole che ha avuto il presidente Macron nel visitare il nostro teatro di San Ferdinando. Mi ha fatto tante domande, è stato più del dovuto, appassionato di teatro, conosceva benissimo Edoardo e la famiglia De Filippo. L'ho ringraziato delle belle parole che ha sempre utilizzato per Napoli, mi ha detto che ama Napoli e i napoletani, che ce l'ha fatto il segno che ce l'ha nel cuore, insomma ha chiesto dei nostri giovani, insomma credo che sia un segnale importante per la nostra città. Sindaco, c'è stato il comitato Lenzuola Bianche che ha dato un documento anche a Conte per dire... L'ha dato anche a noi. Cosa possiamo dire a questi cittadini? Ma che siamo su questa linea, del resto se si è fatto qua questo evento è perché noi abbiamo una grande attenzione, altrimenti non si sarebbe fatto, immagino che lo intuiscono tutti questo ed è un'opportunità anche per far conoscere i luoghi belli, ma anche i luoghi, come dire, da migliorare in difficoltà. Io quello che posso dire è che secondo me questo va in linea con quello che noi stiamo già facendo. Col direttore Roberto Andò abbiamo già deciso ed è già in atto un tavolo che mette insieme il Teatro Stabile, il Teatro San Ferdinando, e gli assessori comunali, gli uffici, ovviamente coinvolgeremo il territorio per non solo tenerlo sempre più riqualificato ma farlo gestire insieme, perché non si può solo chiedere, bisogna fare insieme, questa è la nostra politica e quindi accogliamo tutte le istanze, ma questo è un segnale importante che abbiamo fortemente voluto, non è che scende dal cielo il fatto che oggi siamo qui, c'è stato un grande lavoro diplomatico e mi sento anche di ringraziare l'ambasciatore francese che ha fortemente voluto questo evento, il presidente Macron e il presidente del Consiglio Conte, il presidente della Repubblica Mattarella, ai quali parlai un po' di mesi fa e dissi che avrei molto gradito che questo vertice si potesse fare a Napoli, che noi siamo molto amici del popolo francese per una serie di motivi e credo che questo è un successo per Napoli e per i napoletani, per questo quartiere e per tutti. Poi ci sarà il momento di affrontare i temi della città, ma oggi, soprattutto in questo momento storico così difficile per il paese, questo è anche un segnale di normalità, che non è poco, perché credo che dobbiamo riprendere anche una narrazione di normalità, ecco, non solo di preoccupazione. Sindaco, tu e tante istituzioni. Abbiamo fatto la conferenza stampa però stamattina, non ci vorrei ritornare. Tre secondi. Questa unità di intenti anche dal vivo adesso di rassicurare i cittadini. Quello che posso aggiungere rispetto a quello che ho detto in conferenza stampa, che anche col Presidente del Consiglio, prima che venisse il Presidente Macron, abbiamo discusso che questa può essere anche quel momento in cui l'Italia unita e coesa mostra il meglio di sé, l'orgoglio italiano, superare questo momento difficile, però anche cominciare una narrazione antipanico, perché credo che una cosa è la preoccupazione, altra cosa è il panico, perché rischiamo di morire più per il panico che per il coronavirus, quindi dobbiamo riequilibrare un attimo la tematica, massima vigilanza, massima collaborazione, massima attenzione da parte di tutti, però credo che anche il fatto che oggi sia tenuto qui a Napoli questo vertice e che Napoli non molla mai, nemmeno in questi momenti difficili. Sindaco, la parola più bella che ti ha detto Macron è la cosa che... Devo dire, la parola più bella è quando ha battuto la mano sul cuore, quando io l'ho ringraziato delle parole su Napoli, gli ho detto io amo Napoli e i napoletani, quindi credo sia il sigillo di un'amicizia eterna. E beh, certo, del resto quando Stendhal entrò nel Teatro di San Carlo usò delle parole mirabili, insomma che Napoli e Parigi sono le due, storicamente le due capitali d'Europa. Ovviamente senza nulla togliere a Roma, però noi napoletani ci sentiamo terra di capitale.